Il grande hockey torna in Valle d'Aosta, permettendo agli appassionati di rivedere sul ghiaccio i grandi campioni che hanno fatto la storia dell'hockey e che hanno militato nel Bolzano, nel Milano, nel Varese e nell'indimenticato Curma Aosta. Questa retrovaia è stata resa possibile dall'All Stars Hockey Challenge, che dal 1 al 5 aprile invaderà il palaghiaccio del Nord Italia e farà tappa a Courmayeur venerdì 3 aprile a partire dalle 20:30. Il programma completo è disponibile sul sito www.allstarschallenge.it. L'iniziativa è stata presentata giovedì 26 marzo ed è patrocinata dall'Assessorato regionale al Turismo, Sport, Commercio e Trasporti. Sono molteplici le ragioni. Sicuramente un'attività di questo tipo è un'attività che deve avere un risvolto promozionale, un'occasione interessante, perché 5 giorni del grande hockey che ritorna in Valle d'Aosta è sicuramente un'occasione per far venire in Valle d'Aosta quel grande pubblico che aveva sostenuto il Curma Aosta negli anni d'oro, ma anche un'occasione per portare il nome della Valle d'Aosta a Milano, a Varese, a Bolzano, con una serie di iniziative. Noi abbiamo un'area di prossimità di grande interesse. Milano, Varese sono le realtà che danno grandi soddisfazioni al turismo valdostano. Presidente onorario del comitato organizzatore dell'iniziativa è Carlo Rivetti, che è stato presidente del sodalizio giallo-nero nelle sue fasi di massimo successo. La decisione di ritirare la squadra dal campionato di Serie A, vista col senno di poi, la giudica ancora buona oppure è stata affrettata? No, è stata una scelta giusta nei numeri. È stata una scelta sbagliata nei tempi e nei contenuti. Avremmo dovuto probabilmente ridimensionare molto tutto e forse i tempi non erano pronti, e quindi io credo che tutto sommato sia stata una scelta giusta, dolorosa però, questo senza dubbio. Allora questo All Stars Hockey Challenge può essere letto come un'operazione nostalgia o come lo spiraglio di una rinascita? In tutto ci può essere un nuovo inizio, ci vogliono le volontà, ci vuole un piano, ci vogliono delle idee, ci vogliono anche dei soldi, ma i soldi sono sempre le cose che al limite possono venire dopo. Se manca la volontà e se mancano le idee è inutile avere i soldi. Quindi ovviamente, certo, tutto può ricominciare, l'importante è cominciare col piede giusto. Perché vi sia un nuovo inizio bisogna trovare delle energie, bisogna trovare dei finanziamenti, bisogna trovare le condizioni perché si sviluppi in modo adeguato un'attività sportiva. Ora sicuramente questo è un evento prezioso per raccogliere le forze e se ci sono le condizioni l'amministrazione regionale farà la sua parte, non la può fare in solitudine. Carlo Rivetti nella presentazione ha parlato di un gioco di squadra, un gioco corale. Se queste sono le condizioni, c'è la possibilità di successo.